conoscere, apprendere, formare. Tutto questo è il Learning More Festival, un festival per imparare ad imparare. E noi di Radio FSC Unimore lo racconteremo in diretta su Twitch. E quindi mettiamoci al lavoro. E bentornati ai microfoni di Radio FSC qui presso Spazio F in via Emilia Centro 283 barra C. Ci troviamo proprio nel bel mezzo del festival Learning More e io in questo momento ho occasione di parlare con un ospite davvero importante, un ospite di nome Mario Napoli. Mario Napoli è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Torino, è impegnato prevalentemente nel diritto civile, più particolarmente nel diritto commerciale, societario, diritto delle successioni, il diritto fallimentare. È ex presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed è anche attualmente membro del Consiglio Nazionale Forense. Grazie per essere qua. Grazie a voi dell'invito. Signor Avvocato, come parlavamo prima, siamo nel bel mezzo appunto del Festival dell'Educazione e della Formazione. Quindi sappiamo che appunto lei è un avvocato e la prima domanda che mi viene da chiederle è: cos'è l'avvocato? Cos'è quindi questa carriera da avvocato e soprattutto come è cambiata anche nel tempo? Beh, è una domanda complessissima naturalmente. Io vorrei dire innanzitutto che cos'è la professione di avvocato, che io considero la più bella del mondo, lo dico subito, perché non c'è mai un giorno in cui io non sia andato a lavorare col sorriso, perché è una professione che cambia ogni giorno. Il caso che affronti oggi non è quello di ieri e non sarà quello di domani. Ogni cliente è diverso, ogni giudice è diverso, ogni vicenda che viene affidata, delicatissima, che viene affidata alle tue mani, ogni vicenda è diversa. E questa diversità ti impedisce di annoiarti. Allora, dato che io credo che la noia sia la cosa più tremenda che possa esserci, lei capisce perché dico che la professione di avvocato è una professione molto molto bella. Però è una professione di grande solitudine, perché l'avvocato nel momento in cui deve decidere cosa dire e come dirlo è sempre solo. La pagina bianca del nostro atto di citazione o il giorno prima di una discussione in penale, la scaletta che ti prepari per parlare poco ma incidere sulla decisione dei giudici. Ed è un momento di grande solitudine, nessuno ti aiuta in quel momento. E la nostra è una professione che non ti abbandona mai. Anche quando sei a casa, anche quando ti svegli di notte, inevitabilmente pensi a quello che hai lasciato sulla tua scrivania. E poi è una professione difficile. È una professione difficile non perché tutto ormai sembra più difficile. È una professione difficile perché noi ci troviamo a metà strada fra il desiderio del tuo cliente per una sentenza favorevole e l'esigenza dell'ordinamento di una sentenza giusta. Noi siamo in mezzo, noi avvocati siamo in mezzo a prenderci le botte un po' da tutti. E poi c'è... Lei però mi deve dire quanto posso parlare, certo, quando no, mi no, ferma. Certo, prego, prego, no, assolutamente. Perché io allora vorrei... Però parlare anche di un altro grosso fardello che noi avvocati portiamo sulle spalle. Perché vede, è difficile spiegare che noi non ricerchiamo e non difendiamo la verità storica, ma la verità processuale, che è una cosa profondamente diversa. Guardi, le faccio un esempio che è tratto da un bel libro in cui questo giovane avvocato raccontava che agli inizi della sua carriera era venuto da lui un ragazzotto accusato di aver raschiato la portiera della macchina di un suo rivale in amore.
E va da questo avvocato e gli dice: avvocato, è tutto vero, sono stato proprio io a fare questa bella rigaccia. Però, dice, io sono rinviato a giudizio sulla base di due testimonianze che sono false. Perché quando io ho raschiato quella macchina, glielo giuro, nessuno poteva avermi visto. E allora lei vede che la situazione qui è lui che sa la verità storica, e cioè che il graffio l'ha fatto il suo cliente. Poi però c'è una verità processuale, e cioè che il suo cliente viene rinviato a giudizio e verrà condannato sulla base di due testimonianze false. Sono due cose diverse. Certo. Naturalmente, che cosa sceglie il giovane penalista che racconta questa storia? Di andare in dibattimento. Nel dibattimento le testimonianze false si sciolgono come neve al sole e il suo cliente viene assolto, sapendo benissimo lui che la verità storica è che era colpevole. Ma la verità processuale l'ha portato a dire che nessuno può essere condannato sulla base di prove false o di un'istruttoria non completa. Le ho fatto questo esempio proprio per dirle che questo fardello che noi ci portiamo sulle spalle è storico, il contrasto fra verità storica e verità processuale. Quindi possiamo dire, abbiamo parlato appunto di verità storica, abbiamo parlato un attimo, se vuole, anche di passato, no? Quindi diciamo che l'avvocato viene visto, è sempre quasi visto come quella carriera un po' storica, appunto, no? Si sa dall'antica Roma che va avanti questa professione. Certo. Quindi io le chiedo, invece, per un futuro, cioè, come potrebbe evolversi questa carriera d'avvocato? Beh, noi siamo costantemente a rincorrere la storia. La storia cambia, ma lei pensi anche soltanto a come sono cambiate le regole generali, ma dell'ordinamento in questi 50-60 anni. Pensi alla nostra Costituzione che dice che l'Italia è fondata sul lavoro. Quella Costituzione fosse stata scritta 30 anni prima, non ci sarebbe certamente stata la parola lavoro. Forse ci sarebbe stata proprietà privata, forse qualcun'altra di quelle colonne che veniva considerata determinante in quel periodo. Lavoro. Ma pensi alla legge fondamentale tedesca che dice dignità dell'uomo. Ma quando mai 30 anni prima si sarebbe parlato? Ma insomma, questo per dirle che è cambiato tutto. Le faccio un altro esempio, purtroppo attuale. Pensi ai rapporti di diritto internazionale pubblico, le guerre. Sì. Una volta c'era un principio sacrosanto, che era la sovranità nazionale. C'è un bel motto inglese che dice: nella mia misera casa entri la pioggia e il vento, ma stia fuori il re d'Inghilterra. Questo stava a significare che cosa? Che a casa propria ciascuno faceva quel che voleva. Nel mio regno governo come voglio, rispondo al mio interno, ma non all'esterno. Possono farmi guerra, ma nessuno può sindacare quello che io faccio al mio interno. Pensi a Pinochet inseguito da un mandato di cattura internazionale emesso da un giudice spagnolo che riteneva, e purtroppo temo ha ragione, che fra i 30.000 desaparecidos forse qualche cittadino spagnolo ci fosse anche. Ma pensi alle corti internazionali di diritto privato. Sono tutte pensi ancora di più a come i giuristi inseguono dei cambiamenti determinati da altri settori. Pensi al confine fra la vita e la morte. Pensi all'Englaro. 15 processi ci sono voluti per stabilire come avrebbe deciso questa persona se avesse potuto
scegliere fra un accanimento terapeutico oppure no. Adesso semplifico, certo, ma per certo. dirle, questo confine è un confine tutto nuovo, il confine fra la vita e la morte. Il nostro codice contiene un articolo che disciplina la commorienza. Mi aveva sempre affascinato questa parola commorienza, perché purtroppo succede spesso che due persone muoiono, si immagina, nello stesso incidente d'auto, e capire quale delle due è morta prima o morta dopo vuol dire far discendere una successione per un ramo o per l'altro, spesso questione delicatissima. E questa commorienza è un'invenzione giuridica per far sì che in quel caso lì viene considerato, le due persone vengono considerate morte nello stesso momento. Ma io l'avevo trovata un'invenzione. Ma questo è niente rispetto, pensi al testamento biologico. Pensi certo. al testamento biologico. È un mandato a qualcuno perché decida al posto nostro quando noi non saremo più in grado di decidere. È il contrario del mandato, perché secondo le regole giuridiche il mandato finisce con l'incapacità della persona. In questo caso qui invece il mandato incomincia con l'incapacità della persona. Comunque gliel'ho fatta troppo lunga, ma solo per dirle che il giurista e l'avvocato di conseguenza è sempre a rincorrere la storia. Naturalmente in questa rincorsa gli strumenti sono molto cambiati. L'avvocato di anche soltanto, mi lasci dire, di 30 anni fa non è quello di adesso. Adesso gli strumenti sono naturalmente l'organizzazione, sono l'informatica, sono la conoscenza delle lingue, sono un mercato che non ha più confini. Lei pensi che anche soltanto all'interno della nostra Unione Europea, credo che bene o male, mal contato, ma l'80% delle legislazioni derivano dalla legislazione comunitaria. Certo. Quindi è un mondo che sicuramente è molto cambiato. E gli avvocati sono cambiati. Noi abbiamo degli studi che hanno 4-5.000 associati, cioè partner, non persone che lavorano per quello studio. Becker & McKenzie, che forse è quello più numeroso, credo che ormai abbia quasi 5.000 partner che non si conoscono, che quando vanno a congresso vanno con la targhetta per sapere da che paese vengono, eccetera. In Australia abbiamo degli studi legali quotati in borsa. In Inghilterra c'è una legge apposta che regola le fusioni fra avvocati, però poi ci sono gli avvocati che vanno a difendere i poveri che lasciano il loro paese in condizioni disperate, c'è l'avvocatura senza frontiere come c'è la medicina senza frontiere, ci sono gli avvocati di strada, quindi è come sempre una realtà. Però lei mi ha fatto una domanda sulla storia. Esattamente. Allora, quello che io le vorrei dire è che io ho sempre pensato che una professione con poca storia sì. sia una piccola professione. Ebbene, per noi avvocati la storia è tutto. Da Daniele che difende Susanna e i vecchioni nelle storie bibliche, ma anche dopo, pensi per esempio a Pagano, Mario Pagano, l'avvocato dei poveri e dell'ammiragliato della rivoluzione napoletana del 1799. Pensi a Malesherbes, che forse per voi giovani è soltanto il nome di una bellissima rue di Parigi. Malesherbes accetta di difendere Luigi XVI sapendo che è indifendibile, sapendo che pagherà anche lui, viene ghigliottinato per questa sua difesa. Ma pensi a Ambrosoli, liquidatore della banca di Sindona, della banca privata italiana, persona meravigliosa, figura meravigliosa, viene nominato e tutti gli sono accanto a festeggiarlo e a rallegrarsi, e poi pian piano lui scava nella realtà di questa banca privata italiana, e allora piano piano si allontanano tutti e rimane solo.
E poi c'è un momento, le dico solo ancora questo perché è un momento commovente che io ricordo spesso, quando prende carta e penna e scrive alla moglie dicendo: guarda, penso che pagherò un prezzo molto alto per questo incarico che ho accettato, ma non ci rinuncio. Non ci rinuncio perché è una delle poche occasioni che ho avuto per servire il mio paese. E poi quello che non sapevo è che questa lettera lui non l'ha consegnata alla moglie, l'ha nascosta in un cassetto, ma il figlio di Ambrosoli, che è un giovane, era giovane anche lui, comunque un collega di Milano, mi ha raccontato che in realtà la moglie questa lettera l'ha trovata subito, ma perché il marito non avesse la minima esitazione l'ha piegata e l'ha lasciata dove l'aveva trovato. Grazie per questa lunga e importante illustrazione riguardante la storia e diciamo anche così un po' il futuro, no? Di quello che potrebbe essere la carriera da avvocato. Quindi, tornando a noi, sappiamo i grandi numeri che ci sono non solo in Italia, ma ovviamente in tutta Europa, in tutto il mondo, di avvocati. Quindi lei sfata il mito oppure approva che in Italia ci siano troppi avvocati? No, in Italia c'è un numero spropositato di avvocati, questa è la verità. Però vorrei dirle anche una cosa. Ci sono noi negli anni 90, quindi gli anni 90 sono 30 anni fa, non è una... Certo. Eravamo un quinto di quelli che siamo oggi, con un'economia non così diversa da quella attuale, un quinto. Ma in quegli anni lì, tutti quei canali che una volta accoglievano i laureati in giurisprudenza si sono chiusi. Le banche non hanno più assunto, anzi mandavano a casa. Le assicurazioni non hanno più assunto, anzi mandavano a casa. L'industria ha teso sempre a valorizzare la produzione e a ridurre tutto quello che era terziario e quant'altro. L'unica accoglienza per i laureati in giurisprudenza è stata davvero sostanzialmente l'avvocatura, e quindi l'avvocatura è cresciuta a dismisura. E poi possiamo anche dirlo, lo dico a lei, certo, ma l'incidenza femminile è cambiata radicalmente. 30 anni fa credo che non si arrivasse al 10%. Il mio foro oggi ha più donne avvocate che non uomini. E a livello nazionale più o meno siamo al sorpasso, però anche perché bisogna un po' alleggerire, perché sennò diventa noioso questo discorso. No. Io voglio ricordarle che la prima donna avvocata che è stata iscritta in Italia è stata a Torino, questa Lidia Poët. Nel 1882 si laurea, decide che la legge non proibisce alle donne di partecipare all'esame da avvocato, è bravissima, scende dalle vallate valdesi della Val Pellice verso Sestriere, verso Torre Pellice, va e naturalmente viene promossa immediatamente, e l'ordine di Torino iscrive per la prima volta nella storia dell'avvocatura Lidia Poët nel 1883. Guardi che per avere una donna in magistratura devono passare non 100 anni ma poco, certo, meno. Immagino. Ok, certo. E naturalmente il procuratore del re impugna questa iscrizione e dopo due gradi perché appello e Cassazione viene cancellata e potrà iscriversi solo molto dopo, nel 1919, quando la legge consentirà espressamente questo. Questo le ho detto perché cosa? Perché anche nel campo nostro la storia femminile dell'avvocatura è una storia tormentata, è una storia che ha avuto un inizio difficilissimo. Però oggi come oggi, sicuramente, se io vado a vedere, quando io facevo il giuramento dei miei giovani avvocati, il 60-70% era femminile. E quindi forse in questa crescita, io dico fortunatamente, perché penso che l'intervento di genere nelle professioni sia solo positivo, c'è anche questo aspetto che una volta non c'era. Non c'era.
Ricordo a tutti ovviamente che siamo nel bel mezzo del Learning More, il festival dell'educazione e della formazione, quindi mi viene completamente spontaneo chiederle un parere riguardo, diciamo, le nostre facoltà di giurisprudenza oggi. Sappiamo che alcune facoltà di giurisprudenza non prevedono, diciamo, pratica o perlomeno della concretezza nei corsi di studio, appunto, di giurisprudenza rispetto invece ad altri. Quindi, secondo lei, quanto è fondamentale per noi giuristi di oggi avere già una preparazione sia concreta che un pochino più astratta, quindi studiata nei libri, per arrivare a far pratica da avvocato? Mm-hmm. Vabbè, la professione di avvocato è un mestieraccio, cioè è proprio la pratica per definizione. È evidente che rispetto agli studi universitari c'è un certo decalage, però io credo che, malgrado tutto, una formazione culturale, giuridica, generale ci voglia. E allora proprio discutevo con un giovane avvocato a Lecce, dove abbiamo avuto il congresso la settimana scorsa, che lui diceva: ah, ma bisogna togliere tutti questi esami di diritto romano, bisogna togliere filosofia del diritto. No, io non credo che sia così, non credo che sia così. Quello che certamente credo che sia giusto è che negli ultimi anni, l'ultimo anno, gli ultimi due anni dell'università tendano un pochettino più a indirizzare sulle professioni forensi, notaio, avvocato, magistrato, rispetto invece ad altri nobilissimi laureati in giurisprudenza che invece si possono rivolgere naturalmente all'amministrazione, all'industria, a quant'altro. Quello penso che sia giusto, però quello che per fare un avvocato è fondamentale è poi il momento della pratica. Della pratica. E lì, guardi, è una cosa che passa per osmosi, non so neanche dirle quanto io insegni ai miei giovani e quanto io abbia ricevuto come insegnamento, ma io respiravo la stessa aria del mio maestro, e queste cose è proprio un continuo, è un po' come c'è quel bel verso di Leonardo, no? Che dice: l'acqua del fiume che passa è l'ultima che venne, la prima di quella che va, così è il tempo nostro. E per noi è così. Io sono stato praticante, ho formato dei praticanti che a loro volta diventeranno maestri e formeranno. La pratica è un momento quindi entusiasmante. Possiamo dire che forse, mi dico ovviamente se sbaglio, è proprio durante la pratica che ha capito di voler fare l'avvocato? Glielo chiedo perché appunto io sto finendo giurisprudenza, quindi credo di parlare in nome di tutti i giuristi che ci stanno ascoltando. Ma allora, io mi sono avvicinato alla professione in maniera anche abbastanza disincantata, non ero così sicuro di voler fare quello. In realtà mi sono laureato in filosofia del diritto e avevo anche altri interessi, ma quando ho incominciato a fare la pratica io mi sarei portato un materasso in studio e avrei vissuto la realtà dello studio, respirato il caso, sono delle sensazioni. Sicuramente la pratica è stato il momento in cui mi ha radicato in questa mia scelta, ecco, che però giudico felice ancora adesso, ecco, anche se la professione è cambiata molto, indiscutibilmente, ma credo che la pratica sia un passaggio irrinunciabile. Guardi, le dico una cattiveria, ma quando io ricevo la prima lettera per una vicenda che si apre, che sia giudiziale o stragiudiziale, non importa, da un giovane avvocato, da come è scritta la lettera capisco subito se ha avuto un maestro o se non ce l'ha avuto, e lo capisco immediatamente. E questa è solo la pratica, te lo dico. Noi la ringraziamo per questo contributo, per la sua grande testimonianza, e quindi grazie per essere stato qua con noi. Noi vi lasciamo con un'altra intervista qui sempre a Spazio F, e mi raccomando, non lasciateci perché torniamo subito. Grazie. Grazie a voi. Conoscere, apprendere, formare. Tutto questo è il Learning More Festival. Un festival per imparare ad imparare. E noi di Radio FSC Unimore lo racconteremo in diretta su Twitch. E quindi mettiamoci al lavoro!